Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi mostro come potete preparare in casa dei brownies che somigliano un po' a delle renne natalizie e secondo me è un'ottima idea regalo e può essere anche un dolcetto da preparare appunto per la notte di Natale. Prima di tutto dovete sciogliere a bagnomaria o a fuoco molto molto lento il cioccolato fondente insieme al burro. Una volta che il burro e la cioccolata sono completamente sciolti, andate ad aggiungerci dello zucchero. Potete utilizzare lo zucchero di canna o lo zucchero normale. Fatelo sciogliere per bene, dopodiché prendete il composto ancora caldo a cui dovrete aggiungerci 3 uova, mettendone uno alla volta e mescolando molto velocemente. Dopodiché ci aggiungete tutti gli ingredienti in polvere, quindi la farina, il lievito, la vanillina se volete e il cacao. Mescolate ancora bene. Io ci aggiungo anche delle gocce di cioccolato, ma questo va a vostro piacere, quindi potete anche non metterle. E infine metto il composto all'interno di una teglia, che appunto serve proprio per cuocere il brownies, ricoperto da carta forno. Vado a metterlo in forno a circa 180 gradi per 30-40 minuti. Fate sempre la prova con lo stecchino per vedere se il composto all'interno è ben asciutto. Adesso non vi resta che farlo raffreddare, dopo che sarà completamente freddo potete tagliarlo a forme diciamo rettangolari e una volta che avete tagliato il vostro brownies dovete impacchettarlo, quindi vi occorreranno queste cose, vi occorreranno del cartoncino marrone che utilizzeremo per fare le orecchie della renna, le corna della renna, dopodiché il naso rosso, io utilizzo questi pallini rossi, gli occhietti. E vi servirà della carta trasparente, quindi chiudo bene il brownies all'interno della carta trasparente. Una volta impacchettato, vado a metterci sopra gli occhietti e il naso e li vado ad incollare con la colla a caldo. Faccio lo stesso con le corna, le vado prima a disegnare sul cartoncino marrone che avete visto prima, quindi vado a disegnarle più o meno a mano, ecco, senza essere troppo precisa. Le ritaglio e queste poi andranno attaccate dietro il brownies con la colla a caldo. Ed ecco qui le nostre renne. Spero tanto che questa idea vi sia piaciuta, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io credo che sia un'idea veramente molto carina, originale e simpatica. Il brownies è veramente buono, io vi consiglio di provare a farlo perché è morbido ed è fantastico. Quindi spero tanto che la ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!